Apporto. Che cosa sono gli apporti? Commento. Sono oggetti per lo più di piccole dimensioni, come pietre, ciondoli, medaglie, monete, croci. Oppure fiori freschi, foglie, molto raramente animali vivi, come uccelli e tartarughe, come è avvenuto presso il Cerchio e Seno di Roma. Le materializzazioni appaiono nel corso degli incontri medianici. Se si esclude che questi oggetti possano giungere in volo attraverso porte e finestre lasciate aperte, si deve ammettere che penetrino attraverso la materia, pareti, vetri, pannelli di legno, per giungere nel luogo della riunione. Chi scrive è stato più volte testimone di apporti orali, attraverso Domenico Pollice del Cenacolo Umanità in Movimento di Roma. Gli apporti orali avvengono all'interno della bocca e non nella gola dello strumento, come molti credono. Per alcuni ricercatori gli apporti sono la dimostrazione dell'esistenza di intelligenze extrafisiche chiamate da alcuni maestri guide fisiche. Queste eseguirebbero gli apporti servendosi della materia del piano astrale. È il caso della guida fisica Enzo, che opera presso il Cenacolo Umanità in Movimento. Altri ricercatori propongono interpretazioni esclusivamente scientifiche. È inutile dire che né gli uni né gli altri, servendosi della pochezza della mente, hanno prove atte ad affermare le loro teorie.